Buonasera, grazie di essere venuti. Questa è la prima di una serie di assemblee che il Movimento ha deciso di mettere in campo per, anche come risposta a tutto quello che sta succedendo nei cantieri del Terzo Valico, a cominciare dalle inchieste della magistratura, la presenza d'amianto, eccetera. E come prima assemblea si è scelto Novi, seguiranno tutte quelle che vedete dei manifesti, eccetera. Prima di cominciare volevo solo ricordare una persona che questa sera sarebbe sicuramente qui, uno del Movimento, per tanti un amico, per molti un maestro, che era Walter Delfino. Bene, purtroppo da un uomo, per ragioni che riguardano l'assemblea di questa sera, soprattutto il problema amianto, dalla foto di un uomo passiamo a quella di un bipede, che era il vicepresidente del COCI, che ha fatto questa dichiarazione, come molti avrete potuto leggere. Quello che viene fuori in questo... Noi questa sera abbiamo dei rappresentanti della situazione di Casale, che è l'esempio principe in Italia della questione amianto, ma quello che si può vedere è che ovunque ci sia stato un problema di amianto sta succedendo quello che succede a Casale, sta succedendo ad Avellino, dove smantellavano le carrozze dei treni, sta succedendo a Broni, dove si sta, le percentuali di mesoteliome, di malattie dovute all'asbesto, sono paragonabili a quelle di Casale. Solo una piccola introduzione per ricordare come è stata gestita da queste persone, che con questa dichiarazione non fanno altro che avallare il fatto che l'amianto c'è e soprattutto che se ne fregano del fatto che ci sia, no? Che non è un problema loro. La questione dell'amianto parte dal 2006, quando viene fatto l'osservatorio ambientale sul Terzo Valico. A dicembre del 2012 le prime riunioni, 6 anni dopo quindi, dell'osservatorio ambientale, e l'osservatorio nazionale sull'amianto qualche mese dopo dice che fare il Terzo Valico è un problema proprio perché c'è l'amianto. Ricordatevi che allora, in questo periodo qua, gli unici che parlavano d'amianto eravamo noi del Movimento, perché la parola amianto nei progetti non è mai stata inserita. A maggio del 2013 Mallarino, che come sapete tutti era il consulente dei sindaci per quello che riguardava la questione ambientale, dice che il Terzo Valico già di per sé evita le zone con la presenza di amianto. Viene poi presentato dall'osservatorio ambientale a Genova qualche mese dopo un rapporto, uno studio che dice sì, l'amianto c'è una possibilità di trovarlo, che è dal 50% nella zona di Arquata al 30-40% nella zona genovese. A un certo punto, rendendosi conto che c'era un problema amianto, si comincia a parlare dei costi. E lo stesso Mallarino dice serviranno altri soldi, quindi come dicevamo noi, con l'esposto che abbiamo fatto alla Corte dei Conti, hanno sforato, se mettevano nel progetto la questione amianto avrebbero sforato dalle previsioni, quindi non avrebbero nemmeno potuto realizzarla quest'opera per Lotti. Nel frattempo viene arrestato il geologo del Ministero e alla fine abbiamo, come vedete, che i sindaci che visitano i cantieri dicono che non c'è amianto. Allora, una delle ultime uscite è stata quella che all'esame visivo e olfattivo non c'è la presenza di amianto nelle cave clare buone di Alessandria, quindi sfido chiunque a dirmi che odore ha l'amianto. Nel frattempo ho sbagliato tutto, eccolo qui. Nel frattempo l'osservatorio ambientale vede che
ovunque sia stato depositato il materiale, quindi il cantiere della Castagnola dove viene prelevato, il cantiere Ranimero, il cantiere operativo di Moriassi, quelli con le stellette blu vuol dire che hanno trovato rocce verdi o amianto, il deposito della Pieve, il deposito del Pozzolo della Romanellotta, il deposito della Cascina di Novi Ligure e il deposito della Cascina Clarebuone. In tutti questi siti è stata rilevata la presenza di amianto, cioè l'amianto c'è già arrivato lì, in qualche modo. E come c'è arrivato? Si parla di protocollo amianto, protocollo amianto sono 100 e passa pagine, di cui 90 spiegano come prendere i campioni e 10 spiegano come verrà gestita la questione con qualche sensore per l'aria, eccetera. Questi sono i camion che girano, totalmente scoperti, che lasciano queste polveri qua che non sappiamo cosa sono. Perché a questo punto hanno lavorato per mesi senza dire che l'amianto c'era, finché non è stato rilevato nei depositi. Quindi vuol dire che questo amianto ha girato in questo modo qui, che vedete qui. Per contro, Yolanda Romano, nella sua funzione di direi di venditrice di pentole a questo punto, perché sta cercando in tutti i modi di far passare l'idea che il terzo valico sia utile e produttivo. Quando c'è stato il decreto, si è provato nel decreto del Presidente della Repubblica a portare da 1000 a 100 mg per chilo la soglia per la tossicità dell'amianto, non ha trovato di meglio che dire che non è tanto una questione di salute, aumenterebbero i contenziosi, quindi ci sarebbero più imprese che avrebbero a che fare con la giustizia, e addirittura trasformare del materiale naturale in rifiuti pericolosi è in contrasto con le direttive europee che chiedono la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte. Quindi facciamo vedere che questi non sono rifiuti, così vediamo che ne produciamo meno. Quindi diciamo, i nostri interlocutori sono questi. Questa sera proviamo a discutere del problema con chi il problema lo sente sulla propria pelle, e quindi avremo l'intervento della signor Giuliana Busto, presidente dell'Associazione Famiglie delle Vittime dell'Amianto, e ora in collegamento Skype avremo il dottor Valerio Gennaro, che è un epidemiologo dell'IST. Lascio a Francesco il collegamento. Colleghiamo un po'. Proviamo. Pronto, ciao. Ciao. Ci senti? Ciao. Sento benissimo. Ok, perfetto. Voi mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Ok, noi abbiamo già iniziato, ha fatto un po' di presentazione Davide, che è il nostro geologo, sulla situazione dell'amianto qua, più che altro di quello che hanno detto i protagonisti di COCIV, il commissario, il terzo valico, eccetera, negando in qualche modo la presenza dell'amianto o minimizzandola. E a questo punto lascio la parola a te, che sicuramente per quanto riguarda il problema amianto sulla salute ci sai illuminare più di chiunque altro. Beh sì, innanzitutto grazie per l'invito, sono un po' di convenevoli, semplici, ma in realtà io mi occupo effettivamente in parte di amianto, nel senso che sono il direttore del registro dei mesoteliomi tra Liguria, così come Piemonte, in ogni regione italiana c'è un mio equivalente che cerca di appunto gestire un registro mesoteliomi tra Liguria di ogni regione, che serve per l'appunto per capire perché la gente si è ammalata di mesotelioma. In realtà quando
parliamo con i malati, appunto, di mesotelioma, e poi ricordo comunque che il mesotelioma è soltanto una malattia, una tra le rare malattie collegate all'amianto, ci sono malattie molto più frequenti come il tumore polmonare o altre, e direi che quando andiamo a vedere e a parlare con i malati scopriamo che c'è stata un'esposizione da fibre di amianto, in genere effettivamente robusta, cioè anche nell'ambiente di lavoro, tendenzialmente nel lavoro, però c'è anche nell'ambiente di vita, e questo è un problema grosso, nel senso che non c'è soltanto la grande esposizione dei lavoratori che hanno portato per anni a amianto, c'è anche appunto l'esposizione di persone che in realtà in maniera così non prevista e non prevedibile più tanto a quei tempi, adesso sì, diciamo sono state esposte anche poco, vedi le mogli dei lavoratori che semplicemente vivano e sbattevano le tute e quindi hanno inalato le fibre, ma ci sono anche una fetta, diciamo almeno un quarto dei malati che non sembra avere avuto un'esposizione professionale, quindi da ambiente di lavoro, dopodiché riteniamo che probabilmente ci sia stata un'esposizione ambientale dovuta appunto al fatto che le fibre di amianto persistono nell'ambiente e quindi non è come un gas che in qualche modo tende a decomporsi, a cambiare anche formula chimica, le fibre di amianto persistono. Quindi direi la difesa dell'ambiente è assoluta, insomma fate bene ovviamente a metterla al centro, e subito dopo effettivamente c'è la difesa della salute, perché non sappiamo chi di noi è suscettibile e chi invece è in qualche modo resistente alle fibre d'amianto così come agli altri inquinanti. Ma se mi permettete, al di là dell'amianto, che sicuramente mi sembra sia abbastanza controllato, e ovviamente bisognerebbe che ci fosse sempre un secondo campione, cioè una seconda misurazione fatta dalle ARPE locali, ma anche da laboratori indipendenti, quindi suggerisco anche di fare dei controlli indipendenti, come mi sembra, insomma, ci sia già qualcuno che lo fa, di fare dei controlli indipendenti per vedere se corrisponde, se il materiale è o no privo di amianto, ma direi già che siamo all'opera anche di controllare gli altri inquinanti, perché non c'è solo l'amianto. L'amianto è uno dei più pericolosi cancerogeni, ma diciamo è il primo, ma in ordine alfabetico, perché poi abbiamo una serie di altri inquinanti che possono essere appunto dalla benzene alle diossine, al cromo, ad altro, e ad esempio i diesel, tanto per intenderci, le macchine che lavorano sono state certificate come sostanze cancerogene proprio dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Il diesel è una serie di miscela in qualche modo cancerogena e anche non cancerogena. Quindi anche su questo vorrei spendere una parola per ricordare di non guardare solo il cancro, perché il cancro è una malattia famosa, ma dal punto di vista del danno alla salute, una popolazione, facciamo un esempio classico, su 100 decessi 30 avvengono per cancro, le altre 70 decessi avvengono sempre e per altre malattie che non sono cancro, ma non per questo non sono gravi, non sono mortali. Quindi io direi di non stare molto attenti a non abboccare questa esca, che è quella di far parlare di cancro solo, di parlare magari dei grandi come il tumore pulmonare o il tumore al colon, il mesotelioma, perché è in atto secondo me un giochetto abbastanza interessante, ma è gravissimo, è inaccettabile, che è quello di depistare l'ignoranza, che la gente ha su questi temi, la buona fede e la fiducia nei cosiddetti esperti, per cui mi ripeto anch'io ovviamente, e gli errori li possiamo fare tra l'altro tutti, in buona fede o anche no. E quindi è
prevene e vigilare sostanzialmente. Quindi parlare di cancro è importante, ma parlare di altre malattie, da polveri, da stress, anche, da inquinamenti da non cancerogeni, che sono appunto veleni che producono danno alla salute. In questo senso si può, ecco, se c'è un comitato, se c'è uno di voi che lavora in gruppo più sul versante tecnico-scientifico, potrebbe veramente sorvegliare di più la bontà di questi esami, di queste informazioni scientifiche che vengono da noi, cioè dall'ente pubblico, è proprio per fare in modo che vengano date presto e bene delle informazioni che servono veramente. Quindi parlare solo di cancro, ecco, o di amianto, secondo me è un po' riduttivo, anzi è molto riduttivo, e sicuramente è un problema, ma occhio a pensare che se non si parla di amianto non va tutto bene. Ecco, le polveri sono un problema, i gas sono un problema, il diesel sono un problema, la devastazione del territorio che fa cambiare il corso dell'acqua piuttosto che il di un ruscello, di un torrente o delle falde è un problema. Quindi è bene che la cittadinanza, ecco, si difenda proprio casa propria, insomma, ecco, se posso dire in maniera molto, molto semplice. Non so se c'è, sì, qualche... Sì, dimmi. Sì, sì, no, ti ringrazio, tutto molto, molto chiaro. Ora, mi ero dimenticato forse di accennarti che abbiamo qua con noi anche gli amici di Casale, che sono sicuramente, diciamo, testimonianze viventi di un problema che c'è stato a Casale. E l'altra cosa, mi stai sentendo? Sì, sì, benissimo, perché... sì, è un enorme problema quello di Casale, cioè. Perché ogni tanto, no, te lo chiedevo perché ogni tanto da noi va via la voce, però abbiamo, mi sembra, preso il discorso tutto per intero. Quello che tu parlavi di dati, controllare i dati, ecco, noi non abbiamo praticamente accesso ai dati, nel senso che i dati che dovrebbero essere noti alla popolazione non sono resi pubblici, se non in modo molto macro aggregato, ma molto molto molto, quindi al limite ti dicono c'è un problema o non c'è un problema, e altre cose poi scendono quasi nel ridicolo, nel senso che cercano di far passare l'idea che l'amianto, perdonami se io torno sull'amianto, tu hai allargato giustamente tutti i problemi, ma sull'amianto vogliono catalogare, sì, quello di origine antropica come cattivo, e tutto sommato quello di origine naturale, dire, è in natura, non fa male, dove in natura, a mio avviso, è finché sta dentro la roccia, dentro la montagna, nel momento solo che tu lo scavi non è più naturale, diventa antropico. No, questo è veramente, no, è incredibile, se è messa in questi termini penso che insomma, un ragionamento simile potrebbe anche essere salute a Lino. Scusa. Sì. Sì, sì, che Lino ti ha... Sì. Sì, 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 volevo fare una domanda anche a lui, quindi se... No, ecco, se partiamo pure da lì, cioè di queste che sono, io spero che vi siate capiti male, perché non esiste, cioè l'amianto è cancerogeno, è una fibra che crea danni, è un cancerogeno e anche non, fa anche danni come la cistosi, che non è una malattia neoplastica, non è un cancro, produce anche altri tumori al tratto respiratorio, gastrointestinale, al tumore dell'ovaio. Ma dire la fibra in realtà è pericolosa, quindi l'amianto è una fibra naturale, quindi su questo non c'è dubbio, non esiste l'amianto artificiale, esistono le fibre, altre fibre sono artificiali ma non sono amianto, l'amianto è naturale, ma come tale deve, finché è bloccato, è un minerale a sé, un blocco, non crea problemi effettivamente, se lo sbricioli lo rendi libere le fibre, ecco, fa male al lavoratore, che è quello che è in prima linea, ma fa male anche ai cittadini o alle persone che poi si troveranno a doverlo respirare. Quindi questo gioco veramente è inaccettabile, direi che se voi potete avere anche un paio di legali, diciamo,
giuristi ambientali o quant'altro, secondo me questo tipo di discorsi assolutamente inaccettabili dal punto di vista anche della correttezza, insomma, del rapporto tra persone, non si può raccontare queste storie, ecco, queste sono veramente, spero che non vi siate capiti, perché una cosa così è molto grave, insomma, l'amianto è cancerogeno sempre, comunque, anche se è una cosa assolutamente naturale. Ok, ti lascio fare la domanda da Lino. Dov'è? Ok. Dove parlo? Qua. Mi senti, Valerio? Valerio? Ciao Lino. Ciao. Una domanda molto semplice. Come tu sai, noi come Medicina Democratica abbiamo mandato raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i sindaci di questa zona che si chiama Freschezza, chiedendo il referto epidemiologico e l'indagine epidemiologica. Tanto per stare sul locale, il sindaco di Novi non ci ha neanche cagato. E come altri sindaci o altri hanno fatto, Tortona ha fatto qualcosa, ad Alessandro. Tu che sei un po' l'ideologo di questi strumenti di cui sto parlando, e collegandomi proprio alle cose che dicevi prima, che cosa puoi aggiungere di sottolineatura? Sì, no, grazie Lino per questa domanda. Ma in effetti, allora, diciamo che mi sentite? Sì, benissimo. Che i sindaci effettivamente non hanno alcun obbligo di produrre il referto epidemiologico, perché è un termine, diciamo, molto semplice che ho coniato io, ma si può chiamare come si vuole. In realtà, quello che io suggerisco e propongo e in realtà mi arrabbio molto quando ci sono delle difficoltà finte, perché non dare dei dati che riguardano il complesso della mortalità, cioè i numeri, tanto per intenderci, i numeri che ogni comune ha sui decessi, e li ha per sesso, ovviamente, li ha per anche frazione o per quartiere, nelle cittadine grosse si può già dividerle in quartieri o in frazioni, per anno in cui avvengono questi decessi, e per sesso e per classe d'età, non so se ho già detto, ma lo ripeto, per classe d'età è importantissimo. Allora, questi sono solo numeri che ogni comune normale, se non è un campo profughi, ha questi numeri, e ci permette di avere un'idea se cosa sta succedendo in quel comune rispetto appunto alla media della zona, della provincia, della regione, quando si fa semplicemente un rapporto. Non so se avete visto la relazione, che poi potete vedere, vi aiuto a scaricarla eventualmente, sulla SIBS di Bologna, l'ho messa al congresso dei biologi sperimentali di Bologna qualche mese fa, ed è stata messa in rete proprio da Medicina Democratica di Livorno, in cui praticamente si fa questa semplice divisione, cioè si conteggiano il numero dei decessi appunto per anno, per sesso e per età e per comune, ovviamente, e rispetto alla popolazione residente. E questa è una cosa molto banale, molto semplice, quindi non è una cosa che da parte debba essere obbligatorio per un comune produrre, ma è altrettanto vero che è un modo che il comune può fare molto semplicemente, dando questi dati a me, a qualcuno che ha voglia di fare due conti, perché si può capire se, ad esempio, se c'è stato un eccesso di mortalità in un comune rispetto all'altro, se questo eccesso di mortalità è dovuto a un problema di anziani, oppure se invece è dovuto a un fatto, diciamo, più importante, perché è normale, tra virgolette, morire quando si è anziani, dagli 80 in su, è molto meno normale morire dagli 80 in giù, tanto per intenderci. Allora, no, ringrazio Lino per questo, toccare questo tema, perché secondo me è un po' una cosa molto semplice che si può fare, quella di andare dall'ufficio statistico di ogni comune e chiedergli semplicemente che, primo, non si vogliono nomi e cognomi dei deceduti, due, non si vuole neppure le patologie, sembra un paradosso, tre, non si vuole nessuna analisi, quindi non c'è bisogno di fare nessuna analisi, c'è bisogno soltanto di avere un foglio Excel che in qualche modo, dove ci sia scritto
il numero dei deceduti per fasce d'età, cioè tipo fino a 5 anni di età, poi dai 5 ai 10, 10 a 15, fino ai 100, 110 o quanto è, e questi sono i numeri dei deceduti, ovviamente per sesso, età e anno in cui è avvenuto il decesso. Ovviamente questo ha bisogno dell'altro foglio complementare, cioè il numero della popolazione, sempre divisa per sesso e età. Queste piccole cose sono statistiche sostanzialmente, però possiamo leggerle in modo epidemiologico e quindi riuscire a creare non solo una fotografia di quello che è successo comune per comune, quindi se ha già delle emergenze, perché indubbiamente noi guardiamo quello che è successo fino al tipo 2016, fino al dicembre 2016, però abbiamo la fotografia degli ultimi 20 anni, volendo, anno per anno. Quindi non so se si riesce a seguire su questo discorso che, diciamo, è epidemiologico ma è anche molto statistico e aiuta a parlare, secondo me, di una grande opera che è quella della salute pubblica, la vera grande opera che bisogna, secondo me, che i cittadini, se lo ritengono utile, rimettano al centro dell'agenda della politica locale. Quindi le grandi opere sono quelle di mettere in ordine i conti sull'aspetto salute. Se ci sono stati degli eccessi di mortalità, come ci sono in molti comuni italiani che sono già stati presi di mira da lavori più o meno ambiziosi, più o meno utili o più o meno strategici, come appunto queste gronde, terzi valici, TAV e quant'altro, ecco, in realtà ci sono delle cose più urgenti, che appunto mettere in ordine i conti sulla salute e capire come mai ci sono delle comunità che hanno anche il 10-20% di morti in più rispetto al previsto, che corrisponde a delle guerre. Quando mi aspetto una comunità, diciamo percentualmente 100 morti, ma ne ho regolarmente 110, 120 o 130, come succede spesso, e ce ne sono altre che guarda caso sono quelle non devastate, non dimenticate dalla politica, e scopriamo che in quelle zone lì regolarmente abbiamo 10-20% di morti in meno regolarmente. Quindi il segno evidente è che si può vivere tanto tutti e bene per lungo tempo. Quindi l'idea di chiamarla poi referto epidemiologico, chiamarlo come vuole, sono i dati statistici del comune che devono essere letti. Almeno quelli della mortalità, che sono veramente più semplici, no? Non stiamo facendo delle analisi molto difficili, si tratta di utilizzare i dati certificati dal comune, che sono appunto i decessi, i deceduti, e possono essere rapportati, e quindi possiamo calcolare il valore normale e il valore invece in eccesso, e quindi è quella la grande opera, non sono le TAV o altro. Poi se ne parlerà, i cittadini decideranno se vogliono TAV o vogliono salute o vogliono lavoro che produce però danni alla salute nei lavoratori e nella popolazione generale. Quindi io vorrei che riflettessimo un po' tutti di più sul fatto che la salute è un bene unico e non bisogna fare il lavoro, diciamo, perdere la salute per il lavoro, bisogna invece lavorare per stare. Ti ringraziamo. Dimmi, prosegui pure se da casale qualcuno vuol fare interloquire, già che abbiamo l'occasione, qualche domanda o qualcun altro che deve fare delle domande, così poi se no lo lasciamo libero che ci ha dedicato già questa però. Però Madonna, sì. state lavorando per noi. Qualcuno che ne vuole approfittare? Io ti ringrazio, noi andremo avanti con la serata, se ti fa piacere, visto che tiene più o meno, magari ti posso scollegare dall'audio, perché ora si è amplificato che sentono tutti. Se tu vuoi continuare a sentire, se no non so i tuoi impegni, quindi ti lascio libero. Vedi... No, ma è interessante. No, io se mi lasciate collegato, non interferisco, ma è formativo anche per me. Anzi, mi dispiace di non essere venuto, non voglio fare il prezioso, ma
sono anche mezzo influenzato, quindi è andata bene il rapporto via Skype. Se non sbaglio, fra l'altro ci vediamo ad aprile, ad Arquata? Certo. Quindi c'è comunque l'occasione per vederci. Ti staccherei allora dall'audio amplificato, con me riesci a parlare se fosse, a parte che magari stiamo in silenzio, e andiamo avanti magari con la serata, forse possiamo accendere le luci, perché ora eravamo al buio così ti vedevamo tutti. Ti abbiamo visto in tutto il tuo splendore, grazie mille per ora. E grazie a voi, buon lavoro. E io passerei la parola a Giuliana, come diceva già Davide prima. Insomma, Giuliana ci racconterà un pochino che cos'è la convivenza quotidiana e anche in relazione al fatto che la questione dell'Ethernet sia una questione vecchia ormai di parecchi anni, ma vecchia non lo sarà mai, perché tutto quello che l'Ethernet ha comportato nel passato, sostanzialmente a Casale, non solo, lo si sta pagando ancora oggi. Prego Giuliana. Buonasera a tutti. Sono Giuliana Busto, la nuova presidente dell'Associazione Familiare Vittime Amianto di Casale Monferrato. Sono la terza presidente in ordine di tempo. Prima di me c'è stata la famosissima, credo ormai, Romana Blasotti Pavesi, che penso abbiate conosciuto un po' tutti, perché ha avuto una storia veramente tragica. E nonostante questo lei ha sempre combattuto e è sempre stata in prima linea e ci ha dato veramente delle dritte per poter continuare su questa strada. Dopo Romana abbiamo avuto un periodo molto breve in cui c'è stato un altro presidente, che era Beppe Manfredi, che era, nonostante fosse malato di mesotelioma, si è preso questo incarico e per tutto il periodo in cui ha potuto lavorare, ha lavorato con noi al nostro fianco ed è stato un personaggio veramente che ci ha dato proprio una forza, dimostrando con la sua tenacia che si può andare avanti in questo lavoro. E io sono appunto la terza e nonostante questo praticamente la mia storia con l'amianto inizia quando la fabbrica era già chiusa da 2 anni, diciamo chiusa, ma in realtà questa fabbrica era stata abbandonata dopo che i sindacati avevano lottato affinché i lavoratori che lavoravano in una situazione veramente tragica, con polveri ovunque, praticamente la fabbrica è stata abbandonata proprio come si trovava, con tutti i vetri rotti e con centinaia di tonnellate d'amianto sparse sul pavimento, quindi la polvere è volata ovunque. E in questa fabbrica che si trovava se io penso al passato, penso che questa fabbrica si trovava veramente in un quartiere periferico, lontano dalla città. Ad esempio, noi abitavamo nei Giardini, quindi un quartiere residenziale, un quartiere bello, e non passavamo neanche da questa strada. E quindi per me l'Ethernet allora era una fabbrica dove c'erano dei lavoratori, sapevo che avevano questa malattia, l'asbestosi, ma più di questo non sapevo, perché non c'era assolutamente nessun tipo di informazione al di fuori che all'interno della fabbrica, dove chiaramente chi lavorava vedeva giorno per giorno quali erano le condizioni tragiche, perché io veramente tante informazioni le ho avute solo durante il processo, e dove ho sentito delle storie che facevano rabbrividire. Per tornare alla mia storia personale, ecco, io praticamente vivevo in questa città quasi idilliaca, in questo posto dove mi ritenevo veramente tranquilla, sicuro, e è capitato che mio fratello,
che aveva 33 anni ed era un ragazzo sportivo, un ragazzo che faceva atletica, e praticamente era donatore di sangue, una persona che assolutamente non ha mai fumato, salutista al massimo, e proprio durante uno dei suoi allenamenti ha sentito un forte dolore alla schiena, e che inizialmente non gli è stata data quasi nessuna importanza, perché è finito questo. Purtroppo invece questa prima avvisaglia era veramente l'avvisaglia di una malattia che nel giro di 5 mesi l'ha distrutto, l'ha portato alla morte. Cioè io e gli altri miei fratelli a quel tempo siamo rimasti talmente sconvolti da questa cosa che ci capitava improvvisamente, senza nessun... non avevamo veramente la consapevolezza di capire anche quello che ci stava succedendo, perché a quel tempo nessuno sapeva che la malattia non colpiva soltanto i lavoratori, ma questa polvere è stata sparsa veramente in tutta la città, come abbiamo visto anche con i camion che attraversavano la città senza nessuna copertura, ed è stata portata ovunque, perché c'era questo polverino che era prodotto degli scarti della lavorazione, che veniva regalato addirittura per poter fare i sottotetti, per poter fare il battuto dei cortili, è stato sparso addirittura negli oratori dove i ragazzi giocavano, e quindi c'è stata un'invasione pazzesca. Di conseguenza, ecco, questo polverino ha portato sia il polverino sia le varie tettoie che venivano anche prese per fare i tetti del pollaio, per fare addirittura le aiuole nei giardini, e quindi veramente c'è stata un'invasione di amianto. E, ecco, noi in quel momento abbiamo detto: ma qui si muore di amianto, cavolo, questa è una cosa tremenda, allora cosa facciamo? Lo diciamo. E nella nostra ingenuità noi abbiamo detto: vabbè, non si sapeva, adesso noi lo diciamo, si sa, e l'amianto viene eliminato. Cioè, noi avevamo proprio questa idea, no? Come se fosse tutto così facile. E la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella, inizialmente, proprio siccome ci ha colpito così tanto, noi abbiamo denunciato sul manifesto funebre proprio la causa della morte di mio fratello, che a 33 anni ha avuto spezzata la sua vita e di conseguenza quella dei suoi familiari, perché lui aveva una bimba di 2 anni, era sposato da poco, c'era ancora la mamma, c'eravamo noi, e praticamente per ognuna di queste persone è stata una perdita veramente assurda, perché ecco, io penso a mia nipote che non ha un minimo di ricordo di suo padre, sua moglie che aveva così la speranza di una vita insieme, dopo pochi anni di matrimonio ha visto crollare tutto, penso ancora a mia mamma che per tutto il tempo della sua vita ha continuato a chiamare il nome di mio fratello, cioè chiamava noi col suo nome, per cui io veramente mi sono resa conto quanto le vittime dell'amianto non siano soltanto quelli che muoiono, ma tutto un giro intorno di familiari, di amici, per cui questa morte prende veramente, cioè ti cambia la vita, ti cambia veramente la vita. Noi quindi
cosa potevamo fare? Ci siamo uniti al sindacato, perché i sindacati erano quelli che nella fabbrica avevano lavorato e si erano impegnati appunto perché ci fossero condizioni di lavoro migliore, che poi invece sono sfociate con la chiusura della fabbrica, che ha chiuso per fallimento, dichiarando il fallimento. Quindi noi ci siamo adoperati affinché con questa raccolta di firme, che è stata iniziata nell'89 ed è poi sfociata con la legge che metteva al bando l'amianto, la legge famosa del 92. Da allora insomma, è stato un continuo prodigarsi per poter fare informazione, anche perché ci siamo resi conto quanto fosse importante l'informazione, perché quando noi raccoglievamo queste firme ci sentivamo dire: ma cosa fate? La fabbrica è chiusa, non, è inutile che voi vi mettiate a fare questo, non c'è più niente da... è finita, la fabbrica non c'è più, lui purtroppo non c'è più, quindi cioè, sembrava quasi che noi potessimo mettere in evidenza qualche cosa che non esisteva più. In realtà noi sappiamo benissimo che il fatto che non ci sia più la fabbrica non significa che non ci siano le fibre, perché queste fibre che continuano a volare, perché ogni tettoia rilascia queste fibre con l'andare del tempo, con gli agenti atmosferici, queste fibre continuano a girare nell'aria, e quindi c'è ancora, ce n'è ancora tanto. E Casale è la città, diciamo, che si è resa conto di questo problema proprio perché era così evidente, e allora a un certo punto ha dovuto rendersi conto di questo problema e ha contemporaneamente fatto in modo che si evidenziasse. Sono state fatte le bonifiche, si è iniziato già da tempo con le bonifiche, sia per quanto riguarda le scuole, i vari edifici pubblici, e poi man mano tramite i bandi per la bonifica dei tetti e delle coperture di amianto si arriva ad avere veramente una città che ha già un certo numero di bonifiche, quindi diciamo che c'è già una sensibilità che fa ben sperare. Quello che io vedo ancora intorno è che purtroppo non a tutti questo messaggio riesce ad arrivare, perché ci sono ancora capannoni dismessi, e la cosa che viene detta quando si cerca di incentivare è: ma è sempre stato lì, insomma, non si è mai ammalato nessuno, però noi sappiamo che questo mesotelioma ha una latenza di 30, 40, 50 anni. Difatti stiamo purtroppo assistendo a morti di quelli che erano i bambini di anni fa, quindi vediamo proprio come nei polmoni dei bambini, che sono ancora proprio così deboli, l'amianto faccia veramente disastri. Difatti ci sono a Casale famiglie veramente fastidiate dalle morti, perché queste fibre hanno girato ovunque, perché poi si vede che morivano le persone più disparate, cioè non solo le mogli e i figli, ma ad esempio morivano i gestori dei negozi nei quali gli operai andavano magari a comprarsi il panino o andavano a fare la spesa prima di tornare a casa. E allora, ecco, tante altre città, noi vediamo tantissimi vicino a noi che quando sentono Casale, Casale è la città dell'amianto, e magari si ritrovano con una tettoia sotto la finestra o proprio vicino a casa, dove cioè il pericolo è veramente lì. E adesso noi in tutti i modi cerchiamo, anche con le scuole, di poter fare informazione il più possibile, proprio perché si arrivi in qualche modo a superare questo problema, in modo che
la sensibilizzazione arrivi veramente a tutti, perché la salute è la prima cosa e questa deve essere veramente al primo posto. Purtroppo vediamo poi che invece c'è sempre la storia, il profitto subentra e tutti pensano che insomma pensano al loro interesse e non al fatto che ci si possa ammalare, perché sembra sempre che capiti a qualcun altro e invece le cose arrivano, e però non bisogna capire che arrivano soltanto quando le abbiamo vicino, perché ormai non c'è più nessun argomento che non ci tocchi veramente da vicino. Non possiamo rimanere insensibili a quello che ci circonda, perché non ci sono più le lontananze come si poteva pensare. Le cose sono veramente vicino a noi e dobbiamo cercare di fare il massimo per poter far capire veramente qual è il problema, perché ci sono veramente tante fonti di inquinamento. L'amianto è purtroppo una cosa terribile, produce questa malattia che non dà scampo, purtroppo non è ancora non si è ancora trovata una cura adatta per tutti, e questo è veramente grave, e quindi bisogna veramente cercare di fare in modo che tutti siano al corrente e tutti cerchino nel loro piccolo di contribuire a fare in modo che l'amianto sparisca dalla circolazione. Allora sì, logicamente sentire delle testimonianze dirette di chi vive e ha vissuto le morti, i lutti in famiglia, vicini di casa eccetera, sono esperienze molto forti, ma sono cose che bisogna sentire per capire sostanzialmente che non si sta giocando, non si sta parlando di un qualcosa che è lontano da noi. Ripeto sempre, quando abbiamo iniziato questa questione, la battaglia contro il terzo valico, oramai 5 anni fa, siamo stati per anni tacciati di fare un po' di terrorismo mediatico sulla popolazione. Mi sembra 3 anni fa avevamo invitato Luca, 5 anni fa avevamo invitato Luca Pozzolo ad Arquata e Giuliana ad Arquata. Ma per un semplice fatto, perché questa persona che è qua di fianco a me insieme all'ingegnere Francesco De Milato si erano presi la briga di prendere 4-5 cartine morfologiche del territorio, avevano fatto 2-3 sovrapposizioni banali e avevano tratto la conclusione che il tracciato del terzo valico avrebbe impattato fronti di amianto praticamente ovunque. La denuncia logicamente è caduta nel più totale e asservito silenzio delle istituzioni, dai sindaci ai presidenti al presidente della provincia, eccetera eccetera. Noi abbiamo fatto quel pezzettino che andava fatto e ci siamo fatti una valutazione quando una mattina ci siamo svegliati e abbiamo letto questa frase che ogni volta che vedo mi si gela il sangue nelle vene: il primo che si ammala è un casino, risposta, tanto la malattia arriva fra 30 anni. Questa è parte dell'establishment che la classe dirigente italiana ha deciso cui ha deciso di affidare 6 miliardi e 200 milioni di soldi pubblici per realizzare un'opera che abbiamo più volte detto essere totalmente inutile, e fin qua uno dice: vi rassegno al fatto che in Italia, come spesso accade, si facciano delle opere inutili. Dopodiché giunge voce che c'è la possibilità che un
tra 30 anni ci svegliamo tutti con delle malattie incurabili. Questa è la situazione. Io credo che la serata di stasera abbia il compito e la determinazione di dirci ancora una volta che non possiamo fermarci, non possiamo girarci dall'altra parte, non possiamo arrenderci. Con questo presupposto, appunto, alcuni mesi fa abbiamo deciso di riprovare a mettere in piedi una serie di iniziative pubbliche che avessero il compito e l'obiettivo di sensibilizzarci tutti ancora una volta su che cosa significa avere l'amianto sotto casa e sostanzialmente provare a fare ancora un pezzettino per fermare quest'opera, tenendo conto che a fianco alla problematica amianto uno dice vabbè, ma avranno imparato a gestire l'amianto, adesso lo gestiranno. Sì, la risposta è che la 'ndrangheta gestisce l'amianto, quindi non so che tipo di rassicurazioni possiamo avere quando i pagani e compagnia bella sono coloro che devono tutelare la salute pubblica. Detto questo, passo la parola a Luca, che come dicevo abbiamo già avuto il piacere per la condizione di servizio, proprio un minuto. Per fare le lotte ci vuole il tempo che stiamo utilizzando, ci vuole anche dei soldini. Il libro che c'è lì in fondo serve per sottoscrivere a favore del comitato di notar e della ricerca per contro il mesotelioma. Medicina Democratica lo sta distribuendo, ne abbiamo già distribuiti due edizioni, abbiamo già fatto versamenti sia in notar che alla ricerca del mesotelioma, e se quindi sappiate che quei 15 euro minimo e massimo 1000 euro che potete sottoscrivere vanno in quel senso lì, servono per queste lotte. E l'altra cosa molto veloce, verrà distribuito un fogliettino adesso dove, come molti sapranno, stiamo facendo da anni il premio Attila. Non sto a spiegarlo, già dire Attila vuol dire qualcuno che sta distruggendo l'ambiente. C'è una serie di candidati, potete votarli in maniera da dare anche quest'anno il premio Attila, che è già stato conseguito dal centro collegato Palenzona, eccetera, quindi vediamo quest'anno a chi lo attribuiamo. Sempre nello stesso foglietto, concluso veramente, se volete lasciare la vostra mail in maniera da ricevere, noi abbiamo decine di migliaia di contatti, quindi noi facciamo informazione sia a livello locale che a livello nazionale, ovviamente sui temi di questa sera e su tutti gli altri temi. Se lasciate anche la vostra mail avrete quindi l'informazione praticamente giornaliera di quello che avviene nell'ambiente. Nient'altro, grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie Lino, direi che Pagani è un ottimo candidato per il premio Attila. Lascio la parola a Luca, grazie. Buonasera a tutti, volevo dirvi solo un paio di cose. Visto che da Casale non ne abbiamo abbastanza, cerchiamo spesso di andare in giro per l'Italia e non solo a raccontare la nostra storia. La prima volta che parlai per i comitati Notar Terzo Valico fu ad Arquata Scrivia nel settembre del 2012 e per l'appunto si disse che si faceva terrorismo. A questo proposito io ringrazio immediatamente il dottor Valerio Gennaro perché ha fatto un'esposizione perfetta, ossia non ha fatto né allarmismo inutile ma neanche ha ridotto invece il rischio che effettivamente c'è. C'era stata una polemica quando a Campo Morone era andato un noto responsabile piemontese che aveva in tutti i modi cercato appunto di, sapete, è venuto fuori dal processo di Torino, che può bastare anche una sola fibra d'amianto per farvi ammalare, ossia non è matematico che una fibra d'amianto vi faccia ammalare, anzi è quando è l'esposizione continuativa che aumenta il rischio di ammalarsi, ma non è altresì vero che una fibra non può far male. Ecco, l'esposizione del dottor Valerio Gennaro è stata perfetta sotto questo punto di vista, in più ha detto degli altri rischi, ma la vera ricchezza che ha sto movimento, io ho visto in questi 5 anni,
e aver avuto persone come Davide, come Francesco, che hanno sgobbato come dei pazzi, vi hanno informato, hanno previsto quello che sarebbe accaduto, e insieme a loro dell'altro versante sono stati i comitati di Campo Morone, che sono stati eccezionali fino al blocco dei cantieri di Cravasco. Ora, quello che vi voglio dire io è che è stato fatto un lavoro incredibile in questi 5 anni dal movimento Rota Terzo Valico. Il problema qual è? Il problema è che quando si fa rete e si è tutti insieme, che si riescono a evitare certe cose, si riescono a fare altre cose. Io capisco che questa è una lotta che dopo 5 anni può far sì che molti di voi ci siano segni di stanchezza, stufa, a volte anche rassegnazione, però secondo me questo è il momento di rilanciare, questo è il momento di rilanciare. Per questo io vi porto una piccola storia, perché mi ha colpito molto a livello umano, e magari anche il professor Gennaro l'ha seguita, è la storia di Barbieri. Io ho sentito oggi la figlia, la storia di Barbieri è questa: lui muore nel 2006, muore perché nei vari lavori che aveva fatto era stato esposto all'amianto, ma attenzione, non era morto direttamente per amianto, sia mesotelioma pleurico, aveva l'asbestosi, che è una malattia che è solo peggiorativa, degenerativa dell'amianto, ma non è che muori direttamente, ossia ti porta via la capacità di respirare progressivamente. Insomma, il papà della Barbieri, Federica, nel 2006 muore, dopo vari processi, controprocessi, non processi che durano, che vanno avanti una marea di tempo, e nel 2010 ci c'è la prima sentenza favorevole, controsentenza, di nuovo sentenza, va in Cassazione, la vengono rimandati indietro. Nel 2016 cosa succede? Succede che a un certo punto le si dice alla famiglia Barbieri: ci siamo sbagliati, la reversibilità che aveva dato la tua madre e i soldi che aveva dato non dovevamo darveli, perché lui non è morto direttamente per l'amianto. Quindi adesso ci restituite tutti i soldi che avevamo dato per la reversibilità, più il risarcimento, e perdete tutto. Questa famiglia, dopo aver perso un caro anche per l'amianto, perde tutto economicamente, non solo. Federica è disperata, si era affidata ad avvocati, era andata avanti, aveva lottato, aveva marciato insieme a noi e ad altri comitati. Cosa succede? Che a dicembre si ingenera una rete di solidarietà fortissima. Ossia, facciamo pressioni noi da Casale, fanno pressioni da Bologna, dalla Fiume Emilia Romagna, fanno pressioni da Piombino, dalla Valeria Tofrutti contro le morti sul lavoro, fanno pressioni quelli di Viareggio e il comitato appunto per la strage del 29 giugno. Più parti fanno talmente pressione che a un certo punto l'INAIL chiama Bella Barbieri e deve dire: ci eravamo sbagliati. E quindi la cosa viene rimessa a posto. Alla mamma di Federica, vedova, viene ridata la reversibilità, si crea un precedente importantissimo, e forse il padre di Federica può finalmente riposare in pace, e moglie e figlia hanno finalmente, se non giustizia, perché non è stato condannato chi gli ha ucciso il padre, quantomeno riconosciuta a livello la malattia del padre e il male che aveva fatto l'amianto. Questa storia cosa ci insegna? Ci insegna che solo stando uniti e facendo rete che si possono vincere le battaglie. Se noi abbiamo un Francesco, se noi abbiamo un Davide che si sbattono il culo, loro come tanti altri, ma sono soli, non si arriva a niente. Se invece tutti insieme ci si muove, allora ecco che può succedere qualcosa. Allora ecco che certi camion completamente scoperti che portano tra gli scavi anche le rocce amiantifere vengono poi fermati perché l'opinione pubblica inizia a fare massa. Ecco perché il cantiere di Crevasco viene fermato. Ecco perché la gente inizia a capire quello che succede. Ecco, il mio appello è questo, in base all'esperienza. Siate, non solo siate tutti uniti, continuate a combattere, ma ognuno di voi cerchi di portare altra gente. Continuate a parlarne, coinvolgete, non stufatevi. Perché più siete, più avete la possibilità di fermare tutto ciò. Sì, vedo un nome qua che me ne richiama un altro, uno estremamente negativo che è Angelo Riccoboni, e vedo Urbano dei comitati di base della Val Bormida. Prego, Urbano. Eccolo là. Io, come voi sapete, noi stiamo facendo la battaglia contro le discariche in Val Bormida.
c'è l'amico Boni che vuole fare una discarica sopra la nostra fatta acquifera, che tra l'altro è una fatta acquifera che serve a Novi Ligure e anche a Tortona, perché è una delle più grandi del Basso Piemonte. Io non voglio intervenire sul dibattito sull'amianto, anche perché anche noi abbiamo tanti problemi di mesotiloma anche in Valle Morbida, non solo perché è successo a Cassate. Questo sta succedendo dappertutto, che la gente sta morendo di mesotiloma. Tra l'altro è il socio delle Camerini, che voi conoscete molto bene, del Sessato di Ambiente, è morto di mesotiloma, che abita a Sessate, non abita a Cassate. Questo è un problema che riguarda tutti. Io sono venuto più che altro per spiegare la condizione della nostra lotta, più o meno in provincia, più o meno tutti sanno per cosa ci battiamo noi in Valle Morbida, per salvare la falda acquifera contro una multinazionale che viene da Parma a conferire 1.200.000 metri cubi di rifiuti tossici, nocivi, cancerogeni sulla nostra falda acquifera, e noi siamo intenzionati a cacciarle via con le buone. Con le buone o con le cattive? Noi cacceremo via l'amico Boni a marzo, il 3 di marzo hanno stabilito di fare una conferenza di servizi, l'ennesima, perché ne hanno fatto tante in questi 5 anni di resistenza della Valle Morbida a favore dell'amico Boni. Noi sappiamo quali sono i responsabili politici di questo scempio della provincia di Alessandria, è il PD e la signora delle discariche, come le chiamavano noi, la Rita Rosa. Io mi auguro che tutti votano Rita Rosa per il premio Ale. Noi per le Morbide voteremo tutti così. La situazione per noi si è messa molto difficile e pericolosa, perché fino a oggi è il PD della regione e della provincia ha stabilito di dare un sostegno politico all'Enrico Boni per realizzare quella discarica. Noi non siamo per niente di accordo con questa cosa, sono 5 anni che resistiamo e continueremo a resistere, ma il 3 di marzo faremo un presidio davanti alla conferenza dei servizi, che è uno degli organi al servizio e controllato della Rita Rosa, che è quella che dà i permessi per queste grandi opere, che sono un esempio come il Terzo Valico. Per noi è importante, io sono venuto per chiedere il vostro aiuto a tutti quanti, anche se la Valle Morbida saremo presenti in tanti, con i nostri trattori, con la nostra gente, in quel presidio lì, per bloccare l'ennesimo scempio che si vuole compiere contro la Valle Morbida. Noi abbiamo avuto per 117 anni l'inquinamento dell'anno di scempio. La Valle Morbida è piena di tumori, di tragedie che hanno subito le famiglie in Valle Morbida. Io non so se qualcuno può quantificare i morti di Casale o i morti della Valle Morbida, quante sono tanti le tragedie che ha subito il territorio. Ma se noi perdiamo quella falda acquifera, perde anche Novi Ligure, perde anche Tortona, perde anche Alessandria, perché noi dobbiamo salvare quella falda acquifera, che significa avere la possibilità di avere l'acqua, di avere un'economia, di avere uno sviluppo. E poi noi non possiamo permetterci che i nostri nipoti, i nostri figli abbiano un futuro così nero come quello che abbiamo vissuto in Valle Morbida, come quello che hanno vissuto i nostri amici di Cassate. Perché queste cose qua, se non le fermiamo oggi, non le fermeremo più e vivremo sempre queste tragedie. Io sono andato all'oncologia di Alessandria per altri motivi, per motivi familiari, e arrivavano dei bambini piccolini a fare la chemioterapia della Valle Morbida. E questo non possiamo più permetterlo, non se lo può più permettere la provincia di Alessandria, che sta diventando non la terra dei fuochi, noi siamo già nella merda. Dobbiamo dire qui non passeranno, noi le dobbiamo fermare con forza, dobbiamo fermare perché siamo dei cittadini liberi, perché siamo dei cittadini che non vogliamo vivere in ginocchio. Non vogliamo vivere in ginocchi davanti alle multinazionali dei rifiuti, né davanti al Terzo Valico. E il Terzo Valico, anche quello va fermato, perché fino a ci porteranno l'amianto in tutta la provincia, e sappiamo già cosa significa l'amianto, ce l'hanno spiegato loro, in maniera molto semplice e anche molto scientifica, che cosa significa morire di amianto. E noi non vogliamo neanche che le nostre falde acquifere in Valle Morbida vengano distrutte
per favorire una multinazionale del rifiuto che si chiama Enrico Boni, che è plurindagata ed è sostenuta dal PD della provincia e della regione. Questa gente se ne devono andare a fanculo della nostra Valle Morbida e devono andare anche nel Terzo Valico. Funziona? Sì, funziona. A me funziona sempre, no, perché poca voce, ho bisogno del microfono. Allora io ogni tanto passo lì, davanti alla Solvay, vedo gente che esce e dico, ma perché io e gente come me deve morire perché quelli devono lavorare? Cioè non è così, la questione è un po' complicata. Allora, ho sentito l'intervento del sindacato, perché avete chiesto aiuto al sindacato e il sindacato vi ha aiutato. Bene. Aiutato anche perché lavoravano molte persone dentro. Io lunedì scorso ero alla CGIL a parlare con uno della segreteria Armosino, il numero 2 della CGIL provinciale, chiedendo per l'ennesima volta, ma forse adesso chiedendo per l'ennesima volta, e sono 5 anni ormai che glielo chiedo, un incontro pubblico in CGIL sul Terzo Valico, perché noi dimostriamo che è inutile, però nessuno ci permette di dimostrarlo, non riusciamo ad avere incontri pubblici, non riusciamo ad averli lì, non riusciamo ad averli a Cultura e Sviluppo, per esempio, avendo richiesto anche lì da molto tempo, e anche da altre parti, perché c'è proprio un muro di gomma. Allora, perché il sindacato si è mosso molto a Casale e a noi dice no? Mi disse, ma lo chiedi solamente tu? Ma no, mica è vero che lo chiedo solamente io. Dico, no, ci siamo riuniti e siamo a favore del Terzo Valico, punto. Molto semplicemente, sono a favore del Terzo Valico, i sindacati sono a favore del Terzo Valico. E allora, a questo punto, devo capire un pochino da dove arriva tutto questo. Perché ci arriva addosso il Terzo Valico? Perché ci arriva addosso anche l'amianto del Terzo Valico, per esempio, ma anche molte altre cose, lo spreco del Terzo Valico, il colossale spreco del Terzo Valico. E non solamente qui, anche da altre parti, perché è una logica questa. Ieri sera ero tornato a Piemonte perché anche lì hanno problemi analoghi e allora pensiamo un pochino di fare una cosa comune. E quindi devo capire a questo punto, dobbiamo capire cosa succede. Perché a noi non danno niente? Allora, quest'estate il governo ha speso dei soldi e anche venuto il Presidente della Repubblica ad inaugurarlo, ha fatto Eternot, il parco di Casale Monferrato, spendendo una barcata di soldi, dicono addirittura, calcolando tutto, 4 milioni con la bonifica, eccetera, non so bene cosa si possa dire. Lo stesso governo, nell'estate, ha fatto il DPR 279, e dove, a fronte delle richieste di ridurre la percentuale di amianto a 100 mg al chilo, hanno stabilito di mantenere 1000 mg al chilo, quindi l'uno per mille d'amianto. Lo stesso governo, ma i soldi a Casale, ce l'ho con i casalesi, se è ben chiaro, ben chiaro. Però capiamoci, com'è la questione? Lì fa un rito dove si fanno la faccia bella e la faccia pulita, no? Lì si puliscono la faccia e la coscienza. E a noi ci mandano l'amianto. Ad Alessandria arrivano, parlo per Alessandria, ma riguarda tutta la provincia ovviamente, non per niente abbiamo fatto Alessandria Nuova Terra dei Fuochi, che non è più Alessandria città, è la provincia Nuova Terra dei Fuochi adesso. Allora sono 10 milioni teorici, poi sono di più in realtà, di movimento terra, che arriva qui, 10 milioni facendo i conti sono 20 milioni di tonnellate. Se c'è l'uno per mille, sono 20.000 tonnellate di amianto. 20.000 tonnellate di amianto sono tante, tante, sparse che vanno dappertutto. E anche un movimento terra che serve a portare molti altri rifiuti, perché c'è un sistema industriale che ha bisogno di
smaltire rifiuti. Quando le aziende stanno bene lo smaltiscono regolarmente, ma se devono fare del nero, la percentuale di rifiuti relativa al nero va smaltita irregolarmente, perché se no i conti non tornano, la finanza ribecca subito. E allora quelle aziende lì che dicono ma io devo smaltire queste cose qui, qualcuno me le deve aiutare a smaltire, ho bisogno della macchina dei rifiuti, questo è il problema. E c'è il movimento terra. I sindacati cosa dicono? Cosa dicono i sindacati? No, smaltite bene, dico ma io chiudo, lascio a casa la gente, i sindacati stanno zitti. E va bene così, io una testa da sindacare in più di tasca, ma a me non va mica bene tutto questo. Dobbiamo fare i conti, chi sono i veri nemici che danno avanti, eh? Io non parlo di PD, cioè, perché in effetti è tutta la baracca che ci siamo trovati contro, tutti, tutti, salvo chi si è mosso adesso e qualcosina, ma di piccolo. Adesso è davvero muoversi. Allora, abbiamo bisogno d'aiuto. Ad esempio, ho detto, ma se facessimo una raccolta firme degli iscritti alla CGIL per chiedere un'assemblea, è rimasto lì, certo che se le prime firme fossero quelle di Casale, vero? Sull'amianto, magari, ecco, non chiedo il sì subito, pensateci, pensateci, però sarebbe sicuramente utile questo, perché ad esempio vado ad Acqui Terme, dove c'è una cosa sull'amianto anche lì, e sulla parte di medicina, reparto di Alessandria, con la dottoressa Grosso, quando il dottor D'Angelo, che è a livello governativo, il dottor D'Angelo non c'era, ma c'era il mio amico Fabio Lavagno, ci diamo del tutto alla vita, il quale parla per 35 minuti, deputato eletto come sempre, diventato PD, parla per 35 minuti su quanto ha fatto a Casale per questo, per quell'altro, per quell'altro, per quell'altro, ma sull'amianto che arriva qui da noi non dice una parola. E quando all'uscita gli dico, ma Fabio, ma che cazzo fa? Poi dice, ma voi 78, per la mia età, 68, voi 68 mi avete rotto i coglioni. Beh, la risposta di... Perché qui siamo, da un lato fai vedere una faccia, l'amianto è una cosa pericolosa, guarda, mi ha fatto un perbacco, se mi ha messo i soldi, e dall'altro lato qui ci rovina. È chiaro che ci vuole qualcosa di più, allora vi chiediamo aiuto, vorremmo un po' di chiarezza da questo punto di vista, vorremmo che voi che siete stati colpiti prima ma adesso santificati in qualche modo aiutaste quelli che stanno vengono colpiti ora. Credo che sia stato abbastanza lungo. Magari. Perché mi dicono sempre che parlo troppo. Mi dicono che parlo troppo perché dico delle cose molto antipatiche. Se dice delle cose simpatiche. Se dice delle cose simpatiche, ma ti fa parlare mezz'ora. Se dici cose che rompono i coglioni, dopo due minuti che stai già sulle balle e già parlando troppo. Grazie. Prima di dare il microfono a Maurizio, chiedo se c'è Giuliana o Valerio, volete ancora dire qualcosa? Sì, Valerio, vai, sei... Aspetta, devo collegarlo. Aspetta un secondo che ti colleghiamo. Ti rimetto l'audio. Okay. Prova un po' a parlare, sei ricollegato. No, innanzitutto complimenti perché vedo che avete un sacco di ingredienti capaci di risolvere il problema. Mi sentite? Sì, sì, ci sentiamo. No, ma soltanto un flash e poi vi auguro una buonanotte. Ma è semplicemente per dire che la lezione amianto, noi adesso dovremmo riuscire a imparare oggi tutti quegli errori che sono stati fatti nel mondo della ricerca, della salute, del sindacato, ma anche dei cittadini, che hanno sottovalutato per anni e anni, anche dopo che le evidenze scientifiche avevano dimostrato che l'amianto era una sostanza, se non cancerogena, era già tossica, velenosa
e fuori legge, pericolosa, diciamo, perché c'era un regio decreto del 1909 che già senza tanta scienza diceva sostanzialmente: state distanti, donne e bambini, da dove lavorano l'amianto, perché le polveri di amianto fanno male. Per dire, noi oggi stiamo sottovalutando enormemente, quindi a me come appunto medico sta a cuore il discorso dell'evitare morti e malati, a prescindere che sia l'amianto ovviamente, e ad esempio quelli da campi elettromagnetici, quelli da diesel, quelli da polveri, quelli anche da stress. Insomma, noi stiamo facendo una vita da almeno una decina d'anni che fa male alla salute. Fa male alla salute anche incazzarsi, anche perdere il sonno, anche distrarsi troppo, non fare festa. Insomma, i nostri padri, i nostri genitori ballavano spesso, noi abbiamo perso, sai, il gusto anche di ballare, di farci anche questi vaccini che non hanno niente da smaltire, da spartire con l'industria farmaceutica. Sono i vaccini del farsi anche del buon sangue insieme, insomma, no? Divertirsi e stare in serenità e parlare anche di cose piacevoli, e vedere come c'era prima il compagno che difendeva l'acqua della Val Bormida. Insomma, direi che ecco, è bello lavorare in positivo proprio per difendere l'ambiente e la salute. Io direi che quindi volevo soltanto incoraggiarvi e poi ci rivediamo, perché lavorare insieme penso che possa essere anche piacevole, e oltre che risolvere i problemi fa stare bene, insomma, in salute a tutti, insomma, a prescindere dalle competenze che ognuno di noi ha. E quindi ancora grazie e complimenti per la vostra energia e competenza. Il parco, io qua mi sento in dovere, perché è stata, cioè, quel parco esiste perché lì sotto è stata tombata una fabbrica che ha portato alla morte, non solo per quanto riguarda i lavoratori, ma anche per i cittadini, tanti. Noi come associazione familiare vittime amianto abbiamo un peso riguardo questo parco, perché in questo parco non esiste un riconoscimento all'associazione familiare vittime amianto, e con questo mi sembra di aver detto non proprio tutto ma quasi. Quindi è veramente una spina, perché insomma a questo, cioè, si dimostra che ci sono veramente non solo due ma più di due facce. E questo è brutto, è veramente brutto. Però cosa dobbiamo fare? Noi gli romperemo le balle fino all'inverosimile. È l'unico impegno che mi sento di prendere. Certo che, bravo, quando con lo striscione si fa la manifestazione, c'è lo striscione e non le vittime, e vedo il sindaco di La Rita Rossa, eccetera. Chi lo dice? Vede, i parlamentari, gli stessi dice? Parlamentari che sono lì a fianco, con quelli che hanno votato l'uno per mille invece di un decimillesimo per mille, sono lì, porco cane, cioè forse magari qualcosa. Ma se io ti dicessi che non avevamo il posto a sedere in quel parco? Cioè, non lo so, sì, beh, però, non avevamo il posto a sedere. Allora, non deve essere possibile a questi qui di fare bella figura e al tempo stesso, ma cioè bisogna dire no, tu oggi stai prendendo per il culo tutti, sì, e stai spostando i soldi da una parte all'altra, stai ammazzando di qui, ammazzi non subito dopo ma anche subito per certe altre cose, e facendo bella figura mettendo i soldi da altre parti, perché il terzo valico è uno spreco colossale, sì, non serve a niente, serve a finanziare un sistema politico mafioso. Esatto. Perfetto. E noi vogliamo essere al di fuori della politica, ma con le persone. Credo che noi ci siamo sempre confrontati, e qua abbiamo la parte vera e la parte sana di Casale Monferrato, quindi lontani da noi i Morioli e tutti coloro che insomma hanno davvero la doppia faccia sulla questione ambiente. Non so se funziona, se no fanno senso. Parlare dopo Balduzzi è dura, perché
Già siamo noiosi, ma se parliamo dopo Balduzzi passiamo ancora per più noiosi. In ogni caso, ascoltando le parole di stasera, ma anche quelle che abbiamo sentito in queste settimane, perché queste settimane chi segue con attenzione tutta questa storia da un po' di anni avrà risentito cose che gli hanno fatto venire in mente altre cose. Approfitto del fatto che ci sono gli amici di Casale, purtroppo io il primo contatto col mesotelioma lo ebbi quando si ammalò Guglielmo Cavalli, che era un compagno, un amico, e allora forse quella però fu la molla triste e drammatica che aprì gli occhi a tante persone sul problema mesotelioma. Le stesse persone che fino al giorno prima parlavano di posti di lavoro, di colpo si sono resi conto che non era quello il problema, perché è meglio un operaio morto o un disoccupato vivo poi alla fine. Questo doveva essere il faro che orientava tutti su questo argomento. Poi per altre storie professionali mie ho conosciuto l'amianto dal di dentro, cioè dal reparto di medicina, dipartimento oncologico dell'ospedale di Casale, nel corridoio dove c'era anche da un lato il dottor Botta e la dottoressa De Giovanni che curavano i malati di mesotelioma, di fronte c'era il dottor Bargero che faceva il diabetologo. Sì. E nel frattempo sono morti un sacco di amici, anche carissimi miei, in quel reparto. Uno su tanti, sono morti medici, è morto il farmacista che aveva la farmacia davanti all'ospedale, che è stato mio collega, è morto. Che però votava a favore del certamente, Finale. Certamente, è stato candidato di Forza Italia, figurati se non lo so. Però di gente che è andata per il mesotelioma, perché poi vedete, il mesotelioma non guarda, come il cancro in generale, ma non guarda. Poi uno dice, sono sempre i migliori che se ne vanno, qualche volta se ne vanno anche i peggiori. Ma detto questo, le parole che noi abbiamo sentito negli ultimi mesi, le ultime settimane, nelle varie tiritere, tira e molla, la presidente della provincia che si rimbalza con la regione sulle autorizzazioni per le cave dove smaltire l'amianto del Terzo Valico, eccetera eccetera, ma gli argomenti che sono venuti fuori li avevamo già sentiti. C'è una data precisa in cui li abbiamo sentiti, poi spiego quali argomenti, ma li abbiamo sentiti a noi Ligure qualche anno fa in un consiglio comunale aperto, il primo che si è fatto sull'argomento, in cui due, che adesso sono un pochino nei guai dal punto di vista penale, no? E un altro che dice che è agronomo, però è esperto di amianto, di mesotelioma, sa tutto lei, e che adesso è un po' sparito dai radar, ma mi risulta che continui a prendere incarichi pubblici. Io faccio i nomi, Alberto Mallarini. Sì, agronomo. E vennero quel giorno a dire a noi che facevamo terrorismo e spaventavamo la gente senza averne motivo, perché l'amianto non c'era, ci dissero, e se c'è, la mia frase testuale di Mallarino, lo monitoriamo molecola per molecola con dei sensori lungo tutto il percorso di tutti i camion, non scapperà una molecola. Frase testuale di Mallarino. Di rincalzo, la figlia di quel dottor Bargero, diabetologo, deputata nazionale, deputata del PD, paracadutata e nominata dal partito, non certo votata dai cittadini, disse in quella stessa occasione, disse che comunque l'amianto del Terzo Valico è diverso dall'amianto dell'Eternit e non fa male. Lo disse questa signora. Quando io ho contestato, purtroppo, perché vedete, poi le discipline di partito sono la cosa più schifosa che ci possa essere al mondo, perché sulla disciplina di partito viaggia tutta la merda mondiale, o quantomeno italiana. Quando io ho fatto presente a Mario Botta, carissimo amico con cui facevamo le ferie insieme, dico: Mario, ma ti rendi conto cosa ha detto la figlia del tuo collega Bargero? Si è irrigidito e ha staccato la conversazione.
perché Mario è uomo di partito prima che essere un colloquio. La Daniela De Giovanni lo stesso, è donna di partito prima che essere un colloquio. Ecco, queste sono le cose che ci portano alla rovina. Anteporre una bandiera che non ha alcun significato, tra l'altro in questo momento, perché poi anche chi avesse ancora retaggi ideologici mi deve spiegare cosa c'è ancora dietro quella bandiera lì, ammesso che ci sia ancora la bandiera, forse se la sono venduta oggi pomeriggio. In ogni caso, queste sono le cose che abbiamo sentito allora, 3 anni fa. Purtroppo la registrazione di quel consiglio comunale è stata fatta a spese dei contribuenti di noi e che io ho chiesto a più riprese alla giunta, al segretario comunale, ho una lunga serie di email mandate avanti e dietro dal segretario comunale, deve ancora rispondermi adesso. Stasera c'era qui la signora Porta, che era all'epoca presidente del consiglio comunale, anche lei aveva giurato che ce l'avrebbe messa a disposizione l'amministrazione, visto che l'avevamo pagata, dobbiamo averla ancora adesso. Ma lei era presidente del consiglio? Quando abbiamo fatto il consiglio comunale aperto il primo, sì. Era presidente del consiglio comunale, certamente. E sarà 4 anni fa, 5 anni fa. Il consiglio comunale precedente a questo, la presidente era Maria Rosa Porta, che era qui stasera. Non so se era qui perché adesso è lontano oppure per altri motivi, ma comunque c'era. In ogni caso, questa registrazione è stata nascosta, sparita, ed è un peccato, perché queste frasi che io vi ho riportato sono testualmente state pronunciate. E adesso forse la potremmo usare questa registrazione per farla sentire alla signora presidentessa o presidenta, come adesso bisogna chiamarli, non lo so, della provincia che si è autonominata in quanto sindaco di Alessandria. Bisognerebbe fargliela sentire, perché le frasi che ha usato la settimana scorsa per ritirare la finta opposizione alla discarica di Sezzardio, che lei, ed è, no scusate, la discarica è clara e buona di Alessandria, dove hanno pensato bene di smaltire l'amianto del TAV ai bordi della Borbida, in un luogo che alla prima pioggia è stato esondato, così poi hanno buttato giù gli asini e hanno smaltito tutto quello che ci avevano nascosto sotto, è stato in Borbida, e chi si è visto si è visto. Questo è lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi che si fa in questa provincia. Ha usato la stessa frase di Mallarino: purtroppo non possiamo opporci perché altrimenti i signori delle discariche ci fanno causa, hanno deciso altrove, non l'abbiamo deciso noi, falso, perché ha deciso lei di dare quell'autorizzazione, ma state tranquilli perché abbiamo dei magnifici sensori ovunque che ci diranno molecola per molecola se c'è la presenza di amianto, e non solo, metteremo un display per avvertire la gente nel caso che la molecola d'amianto ci fosse nell'aria. Ora, a parte il fatto che in questa provincia ci abitiamo in circa 300.000 persone e non so dove lo vogliono mettere questo display, perché se bisognerebbe che fosse accessibile a tutti i 300.000 quantomeno, ma poi mi chiedo, il giorno in cui il display si accende e dice attenti molecola di amianto in aria, cosa facciamo? Tutti in apnea fino a quando non si spegne il display? Ecco, queste sono le stronzate che i signori dei partiti ci stanno raccontando da anni su questo problema. Ma funzionano, perché c'è un popolo di... Ma no che non funziona. Per dirle vuol dire che il popolo queste cose le vede. In ogni caso, funzionano le balle, le balle funzionano sempre. Anche perché c'è gente che preferisce farsi raccontare una bella balla piuttosto che ascoltare una triste verità, salvo poi accompagnare anche i loro parenti al cimitero. Attenzione, perché i cimiteri si stanno riempendo. Chiudo facendo un inciso. L'epidemiologo ci diceva che non c'è solo questa causa. Sì, a parte che stasera si parla di questo, e per cui ci tocca parlare di questo. La mortalità da tumore, in ogni caso, che sia da amianto o meno, è in forte crescita in questa zona in particolare, e ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Quanti funerali ciascuno di noi ha dovuto
partecipare negli ultimi anni e nella fattispecie nell'ultimo anno. Io ho un dato epidemiologico molto piccolo e molto limitato. Due anni fa, per cercare di difendersi dal Jobac e dalla legge Fornero, a Novi abbiamo fondato la società di mutuo soccorso, come fecero i nostri vecchi nel 1800. Abbiamo in questo momento un'ottantina di soci iscritti. Fino a tre mesi fa ne avevamo 50. Noi in un anno, tre soci su 50 li abbiamo accompagnati al cimitero. Attenzione, non era gente di 90 anni. Leucemie fulminanti, cancro diagnosticato 20 giorni prima del decesso e cose di questo genere. Non sono da amianto, attenzione, però quando l'età media dei morti si abbassa così drasticamente, una volta si moriva di vecchiaia, adesso quasi più nessuno muore. E allora bisogna che questo problema venga fatto emergere al di sopra di qualsiasi sporco interesse, che sia di mafia, che sia di politica o che sia di politica mafiosa. Volevo solo fare un inciso. Io sono d'accordo con moltissime cose le quali ha detto Fava, perché effettivamente è vero. Ne parlavo anche con Fabrizio fuori, purtroppo c'è ancora gente che crede, il partito mi ha detto che è vero. Penso però che subentri poi a un certo punto anche una cosa che si chiama coscienza, una cosa che si chiama etica, quindi per cui andare a sparare in giro certe velinate, uno, per quanto il suo partito sia importante, dovrebbe fermarsi. Su una sola puntualizzazione, è vero che alcuni dei nomi che ha fatto sono effettivamente, si sa, si sono candidati e tutto. L'unico inciso, ma lo faccio per coscienza mia, su Daniela Di Giovanni, che non si è mai candidata per un partito più a sinistra, poi adesso ha cambiato, non lo so, più a sinistra, più a destra di Rifondazione Comunista, non penso che, non credo che sia mai candidata per, neanche candidata per il PD, correggimi se sbaglio. L'ultimo appello come cosa con il DS. Esatto, l'unica puntualizzazione non su... Non ero nominata, ma... No, lo so, esatto. Cioè, mettere sullo stesso piano un parlamentare con una dottoressa che da nulla ha creato un hospice di cure palliative per malati terminali, che sono delle cose tantissime, e ha fatto delle cose da... E quella che ha fatto... Allora, vi dico solo una cosa, nel 78 la Camera del Lavoro di Casale aveva più vertenze contro l'INAI della Camera del Lavoro di Milano. Per farvi capire, la dottoressa che curava tutte queste cose era una giovane laureata che si chiamava Daniela Di Giovanni, quindi non è peraltro, è 40 anni che al fianco di tutti i malati terminali e tutto. Credo quindi che se si esprimesse in pubblico su certe cose avrebbe un'etica e una coscienza comunque per tutte le convinzioni, per dire che tranquillamente che l'amianto fa male. Su altri personaggi posso convenire con te, ed effettivamente uno dei personaggi da lui citato, come deputato della Repubblica, ci ha spiegato che l'acqua era giusto privatizzarla. Non so se capite di chi parlo, lui che segue penso abbia capito di chi sto parlando. Sempre della figlia del diabetone. Perfetto, posso questo. Se ci sono altri interventi. Grazie per averci ancora una volta illustrato la situazione dell'amianto, di cui diciamo che è da tanto tempo che siamo a conoscenza dei problemi e di cui ci siamo stupiti che sia stato possibile pensare a un progetto di questo genere che attraversa una montagna piena di amianto e che ci creerà tutti questi problemi. Quindi sul fatto dell'amianto direi che il problema oggi è quello di capire che cosa bisogna fare per limitare, ma neanche limitare, per contrastare totalmente questa situazione. E per far questo io penso che sia necessario avviare delle iniziative, perché possiamo parlarne, possiamo dirci delle cose, ma se non poi abbiamo delle iniziative... È tutto vano. Quindi siamo, la primavera si sta affacciando, è il momento di
riprendere delle iniziative per, a tutti i livelli per contrastare questa situazione. Sarebbe interessante anche, devo dire, per me che forse in questo periodo sono stato meno presente, sapere un po' cosa sta succedendo dalle nostre parti sul Terzo Valico. Qual è la situazione, come mai certi i cantieri sono fermi. Penso che tutti quanti sono molto presenti e attivi, però diciamo fare un po' il punto della situazione su questo, magari anche stasera, da sapere un po' dove stiamo andando. E quindi per chiudere due cose, una è proprio quella di pensare che cosa dobbiamo fare per cercare di riprendere questa azione che, ricordatevi la marcia che abbiamo fatto nel 2013, mi pare, tra Novi e Pozzolo, insomma, oggi abbiamo i cantieri fermi, abbiamo l'amianto in ballo, allora si pensava che fosse una balla che tiravamo fuori noi, oggi è dimostrato in maniera, quindi cosa aspettiamo? L'ultima cosa vorrei dire agli amici di Medicina Democratica, quando scriviamo delle lettere che nessuno ci risponde, quando scriviamo ai sindaci, ricordiamoci che abbiamo il garante, c'è il garante della regione a cui possiamo sempre rivolgerci e questo è sempre, diciamo, disponibile nei nostri confronti. Noi l'abbiamo provato e si è dimostrato una persona molto disponibile, quindi è uno strumento che possiamo avviare. Ti smentisco, il garante che ti stai parlando ha ricevuto anche lui raccomandato con avviso di ricevimento. Stiamo ancora aspettando. Ci vuole un po' di tempo, noi l'abbiamo fatto. Ah, ci vuole un po' di tempo. Quanto tempo ci vuole per reformare? Un anno. Noi l'abbiamo ricevuto in una settimana. Se noi un anno. Noi abbiamo scritto una lettera al sindaco chiedendo spiegazioni su questo. Garante in qualche modo, non c'è nessuno, non ci siamo cittadini a fare le cose. Il sindaco non ci ha risposto per 7 mesi, grosso modo. Non ci considerava in quanto siamo cittadini, quindi il sindaco è il sindaco di un partito, non è il sindaco dei cittadini come dovrebbe essere. Quindi noi abbiamo scritto a questo garante regionale, il garante regionale l'ho sollecitato qualche volta, mi sono messo in contatto con la dottoressa, non mi ricordo il nome, ha scritto poi al sindaco e il sindaco ha risposto. Il sindaco ha risposto. No, non ha risposto. Noi gli facciamo delle mail con ricevuto di risposta. Ma chiedevate a lui che cosa? Chi intervenire? Intervenire i sindaci non avevano risposta. Ecco, esatto. Va bene. Ti do i dati al limite. Va bene, poi fuori capite un attimo se si riesce a risolvere la situazione delle mail. Io per cogliere la sollecitazione di Luigi, insomma, per cercare un pochino di fare il punto, in realtà i cantieri per la maggior parte sono ripartiti a ritmi molto molto blandi, hanno coperture sia economiche che politiche che sostanzialmente non li garantiscono di riprendere a sprombattuto come avevano fatto, cioè quello che è successo da quest'autunno in poi anche per loro ha rappresentato un momento di criticità, cioè il fatto che i vertici di Cocib siano stati decapitati e che si sia oggi in questo limbo in cui si chiede il commissariamento e non si capisce in quale forma questo commissariamento possa avvenire e quanto potrebbe avvenire. Notizia di oggi, sostanzialmente Yolanda Romano, questa figura che dal mio punto di vista sta assumendo un carattere quasi mitologico, non si sa bene quale compito abbia qua sul territorio se non provare a gironzolare per la provincia con un furgone pubblicitario in cui proporre i benefici del Terzo Valico. Ci parla di
partecipazione, di democrazia partecipativa. Abbiamo visto la grande democrazia partecipativa che ha messo in campo la giornata dell'host ad Alessandria, quando la democrazia era sotto forma dei manganelli che ci picchiavano sulle teste. Comunque, al di là di queste considerazioni, loro stanno in un mare di merda tranquillamente, cioè non sanno come uscire da una situazione che è drammatica per loro. Compito nostro, come suggeriva Luigi, è quello di metterci ancora una volta pancia a terra e provare ad organizzare sotto tantissime forme, a partire dalla serata di questa sera, che sono i momenti in cui ci confrontiamo, i momenti in cui ci rivediamo anche dopo alcuni mesi, in cui ci sentiamo parte di una comunità, che è una comunità che abbiamo costruito in questi 5 anni di lotta contro il Terzo Valico, e con la consapevolezza di poter continuare a dire la nostra e di saperci infilare in ogni piccola faglia che si apre in questa macro organizzazione che è COCI, il Terzo Valico, la politica e quant'altro. C'è tanto da fare, sappiamo che dopo 5 anni hanno accumulato un ritardo gigantesco su quella che è la cantierizzazione, sappiamo che il fronte di scavo che si aprirà ad Arquata sarà il fronte di scavo sul quale emergeranno più problemi legati alla questione amianto, e voci di corridoio dicono che nel momento in cui troveranno il fronte vero sull'amianto ad Arquata avranno delle grossissime difficoltà a gestirlo, perché non sarà più un quantitativo tra virgolette che possono nascondere o non nascondere sotto il tappeto, ma un quantitativo che richiederà il fatto che tutto ciò venga alla luce del sole, quindi le problematiche relative a questo dovranno essere chiare e lampanti. Guarda, ancora per dialogare con Luigi, ti dico, le sette assemblee pubbliche che sono state messe in piedi sono state e saranno uno sforzo per il movimento Rotar Terzo Valico, anche perché dopo 5 anni tornare a provare a confrontarsi in questa forma con tutti coloro che vogliano avere orecchie per ascoltarci è faticoso. Ma sappiamo che è una cosa che, come diceva Luca prima, va fatta, perché la battaglia è apertissima e giorno per giorno capiremo e individueremo tutte le strade che ci possono essere per fermare quest'opera. Dico ancora l'ultima cosa prima di dimenticarmi. Venerdì prossimo ad Arquata ci sarà un'altra assemblea pubblica, che in realtà è una presentazione di un libro. Su questo volantino non c'è perché era calendarizzata da più tempo, e sostanzialmente il focus centrale di quell'assemblea non sarà la questione amianto, ma sarà la presentazione di un libro che è una storia che non promettiamo breve di Wuming. Per chi non lo conoscesse, Wuming è un collettivo di scrittori, uno dei, probabilmente lo dico da professore di lettere tra virgolette, uno dei più grandi scrittori che abbiamo in Italia negli ultimi 30-40 anni, che ha deciso di raccontare la storia della Val di Susa, dei 25 anni di lotta della Val di Susa, e ci sembrava doveroso e giusto come movimento Rotar Terzo Valico, visto quanto abbiamo imparato dalla Val di Susa, dalla lotta popolare Notav che si svolge a Chiomonte e non solo, di invitarlo e di sentire quanto questa lotta sia determinante e rappresenti un punto di riferimento per tutti coloro che si auto-organizzano e provano a contrastare questi poteri forti. Scusate, adesso dico la seconda parte perché aspettavo che ci fosse l'aggancio. Quando si dice facciamo, cosa facciamo, cosa possiamo fare? Certo, possiamo fare delle cose e un po' di fantasia ci si arriva. Allora, innanzitutto, prima cosa, quando abbiamo cominciato a parlare di Fanta Quitare, abbiamo parlato di un qualcosa che coinvolge molte più persone, perché non sono più solamente le persone interessate qua dal Twitter, ma sono le persone che vengono danneggiate dalla pandemia, si tratta di milioni di persone, prima cosa. Quindi si tratta di cambiare un po' pelle da quel punto di vista. Altra cosa,
Ieri sera c'era Cristian Abbondanza, Casa della Legalità, che mi dice, certo che se mi veste le targhe del camion, le foto con le targhe del camion, i filmati con le targhe del camion, per noi sarebbe possibile fare molto, moltissimo, perché loro, non è molto difficile qui c'è questione di Ndrangheta, è evidente, quindi senza andare a ripescare il fatto che Del Rio è andato in pellegrinaggio a Cutro in Calabria, quindi poi, prima o poi la racconterà anche lui questa cosa qui. Chiaramente la questione del movimento del camion è una cosa molto importante, quindi per esempio questo filmate con l'ora e la data, però banale, però un'altra questione grossa è questa, senti parlare di richieste danni, ma e se gliene li chiedessimo noi? Perché il fatto che il comune dice io non, se fermo una cosa poi mi chiedo i danni non posso pagare. Sì, ma e se i cittadini che adesso ridanno a questa gente qua? Ah, magari anche gli stessi politici. Chi ha fatto i danni? Cioè, quando la Rita Rossi dice c'è una macchina che guarda le trova le fibre, è un falso colossale. Ma ti denuncio perché stai dicendo il falso. E in base a quel falso stai prendendo delle decisioni che fanno dei danni delle persone. Chiaro? Cominciamo a ragionarla diversamente. A me non piace denunciare le persone. Ho denunciato una volta solo alla polizia perché mi chiama con candelotto in tutta la vita. Però adesso si tratta di fare qualcosa di diverso, perché qui c'è un sistema politico mafioso che sta danneggiando i cittadini. Allora i cittadini devono chiedere i danni a questa gente qua. Cominciamo seriamente a pensare. C'è un'altra cosa. C'è stata un'iniziativa che è partita da qualcuno che era in Alessandria, la Terra dei Fuochi, che poi ha dovuto fare un altro comunicato e ha dovuto uscire, che invece di chiedere di fermare il Terzo Valico, hanno chiesto di avere trasparenza sul Terzo Valico. Ora, chiedere trasparenza, come dire, voglio sapere come sta andando avanti. Cioè, un conto è andare da un malato a chiedere come sta, un conto è cercare di salvargli la pelle. Se tu vuoi salvargli la pelle, ti devi fermare il Terzo Valico. Se no, la trasparenza, la Rita Rossi dice, vuoi trasparenza? Te lo dico, c'è l'amianto, benissimo, adesso lo sai che c'è l'amianto, volevi trasparenza, adesso ce l'hai. Bene, questa cosa qui è stata firmata, purtroppo, da Legambiente, in quei circoli, che pure si era dichiarata contraria al Terzo Valico, e da Pronatura, Alessandra, che è diversa dalla Pronatura nazionale, che è quello stesso che faceva gli articoli su un giornale online locale, prendendo i soldi da Riccoboni, che poi è Cavalcini. Ecco, allora, mentre questi fanno questa cosa, mi dicendo facciamo una richiesta di delibera comunale ad Alessandria per avere trasparenza, facciamo una cosa diversa, facciamo noi la richiesta di delibera comunale per fermare il Terzo Valico e lo sottoponiamo a tutti i comuni interessati, obbligandoli a votare. A questo punto sono obbligato, così vediamo uno per uno questi consiglieri comunali cosa dicono su queste cose, e facciamola molto circostanziata con tutto quello che serve a spiegare che il Terzo Valico non serve a niente, che ammazza le persone. Quindi ci sono molte cose da fare in più, cominciamo seriamente a pensarci. Grazie. Va bene, direi che ci avviamo alla conclusione. Tino, ti anticipo già che stasera ti sei bruciato un altro intervento in un'altra della sala pubblica. Grazie a tutti e ci vediamo venerdì alla quarta.